Metteteci una buona parola, se mi vuole rinnovare il contratto. Ma non lo so se ci arriva, No, no, Massimo, casomai faremo insieme io e Massimo due vecchi rincoglioniti nei ragazzi irresistibili. No, no, io adesso faccio teatro, anzi vengo a Napoli con uno spettacolo che si chiama Cinecittà, però prima invito tutti gli amici napoletani ad andare a vedere i Colpi di Fortuna, intanto perché c'è Luca e Paolo, poi perché c'è Lille e Greg e Mandelli con me, abbiamo fatto un film veramente veramente molto molto comico. Io ho visto gli altri film, sono veramente una schifezza la città nostra, quindi vi garantisco dall'alto dei miei anni di non andare a vedere gli altri film, ma di vedere soltanto Colpi di Fortuna, è vero? Ho detto bene? Ma proprio per tutto l'anno. Vedi che signore che sono, generoso. Bella. Cristiano, ne hai visti tanti, ma ne hai fatti tantissimi lo stesso. Cosa è cambiato in questi 30 anni nel film di Natale? Il film dei capelli bianchi, poi io non... il film di Natale è cambiato come è cambiato il paese, quindi una volta magari c'erano i film che facevamo avevano dei tempi più lunghi e adesso invece sono un pochino più isterici, come è isterico il paese, come va tutto più di corsa, bisogna anche il tipo di comicità è cambiato. Io credo che prima eravamo più cinici, c'era una comicità più cinica, invece adesso magari più, deve essere più rasserenante. Guarda il successo di Checco Zalone, una volta eravamo politicamente corretti, adesso bisogna essere politicamente scorretti, anche perché la gente si è rotta le palle della corretta, di vedere i film corretti, quindi insomma ecco, cambia. Voglio dire che questo è un genere di film, racconta bene il paese. Guarda, io sono convinto di una cosa, che ne abbiano detto tanti teorici, famosi teorici del cinema, che quando si vorrà raccontare il paese fra qualche anno si racconterà rivedendo questi nostri film, che lo hanno raccontato veramente molto molto bene, anche se in chiave di farza. Tranne l'episodio di Luca e Paolo. Che sono due raffinati. Lo presentiamo perché probabilmente non lo conoscete, si chiama Francesco Mandelli. Ha raccomandato, quindi. Sì, sono io. Tra l'altro ho convocato quest'anno Luca e Paolo in nazionale, perché dopo aver fatto questa esperienza con i giocatori del Napoli abbiamo scoperto che sono degli ottimi calciatori. Consiglio una cosa, perché non andiamo dentro il camino e ci portiamo loro dentro, ragazzi. Se anche fate un passo indietro, a noi piace lo stesso. A me piace invece un po' tutti appiccicati, mi piace sempre. Dentro il camino. Vabbè, adesso io non lo volevo dire, però un attimo di. È la tradizione. E con questo vi auguriamo felice. No, invece più o meno è mezzanotte e mezza, quindi sì. No, più che altro in realtà stiamo facendo gli auguri a tutti classici di Natale. Perché non facciamo un non augurio, nel senso, cosa non vogliamo che non ci sia in questo 2014? Io lo so, ma non lo posso dire. Non c'è questo 2014. Guarda, se questa bocca potesse parlare, guarda, io non voglio dire. Oggi siamo politically più scorretti, quindi abbiamo detto 5. Possiamo. Che cosa non vogliamo nel 2014? Ma secondo me io non vorrei comunque l'ignoranza. L'ignoranza è brutta, non la voglio. Sarà il primo ad andarsene. L'ignoranza è una cosa brutta. Non c'è. L'hanno passato più il solito idiota. Non l'ho capito la battuta, proprio. Limu. Non vogliamo più Limu. La malattia Limu che ti prende proprio dei denti. E anche l'IRPEF, se si può. Anche l'IRA. Anche l'herpes a questo punto. Anche l'IRAP, anche l'IRPEF e l'IRAP, e la TARS, la TARS o la TAZI? La TAZI.